Oggi la presentazione del cartellone eventi estivi, ieri Confartigianato è uscita richiedendo Terni On, la notte bianca sarà nel cartellone eventi oppure no? Allora, io mi occupo di sport innanzitutto e di turismo, quindi comunque a prescindere che ci sia o no Terni On, abbiamo intenzione con i miei uffici di fare una notte bianca dello sport e quello è quasi sicuro, insomma, diciamo se poi riusciamo, perché qui ogni dichiarazione viene presa come sicura, però stiamo lavorando per quello, quindi ci piacerebbe, io quello che posso, di cui posso parlare è la notte bianca dello sport, che insomma è di mia competenza e per questo stiamo lavorando, speriamo di riuscirci a trovare le risorse e tutto quello che serve. Per quanto riguarda questo cartellone, come insomma è noto, l'idea è stata quella di in qualche modo cercare di raccordare tutto il lavoro che fanno le associazioni che operano sul nostro territorio, tutti quegli attori che in qualche modo rendono l'estate ternana attrattiva e metterli insieme. Dal mio punto di vista, cioè che è il punto di vista del turismo, è chiaro che un cartellone di eventi, a me che piace molto girare, lo vedo un po' in tutte le città, un po' in tutte le regioni, quindi è chiaro che sia attrattivo a livello turistico, noi sappiamo benissimo, un turista viene alla cascata e sa che magari la sera c'è quel concerto, c'è quella mostra, c'è quell'evento culturale e secondo me è un qualcosa in più che proprio aiuta la promozione del nostro territorio. Ci parli di tutta la cultura che è nel cartellone eventi estivi? Allora, cultura oggi viene presentata prevalentemente gli eventi di spettacolo, perché poi gli eventi culturali, chiaramente oggi presentiamo la parte che è spettacolo e teatro, quindi la parte, quello che potrà allietare le serate ternane, che poi ho voluto chiamare per questo cuore d'estate, perché sarà quello che il programma caratterizzerà tutta l'estate. Chiaramente, visto che la domanda riguardava la cultura, poi saranno tutta una serie di attività che andranno avanti in BCT, che andranno avanti al caos, legate chiaramente al mondo artistico e letterario. La stagione di spettacoli sarà molto molto ampia, sono 70 spettacoli in 90 giorni, per cui sarà quasi ogni sera, tra luglio e settembre quasi ogni sera sarà occupata, e agosto qualcosa di meno ovviamente, insomma, però sarà un'estate molto molto piena e coprendo un po' tutti i settori, dal teatro o da ogni aspetto della musica, quindi cioè sarà musica lirica, musica classica, musica per giovani, ogni tipo di categoria, di target sarà accontentata. Chi ha contribuito all'elaborazione di questo cartellone eventi e ci sono delle serate che possono essere definite clou? Allora, è stato fatto il cartellone in collaborazione con tante associazioni e tante realtà ternane, come sappiamo sono veramente danno un grosso valore alla città, per questo io oggi annuncerò anche l'uscita nei prossimi giorni, dovrebbe andare in giunta la settimana prossima, entro luglio comunque esce un bando per l'attività musicale giovanile, un'attività musicale che non viene fatta da un sacco di tempo, sarà non so più di 10 anni che non viene fatto. Questa è una cosa a cui ho tenuto moltissimo, destinare risorse a questo, proprio perché il cartellone è arricchito grazie anche al contributo di queste associazioni, che quindi in qualche maniera, cioè noi l'abbiamo fatto insieme, tanti l'hanno fatto da soli, tanti sono fatti in sinergia con l'amministrazione, però è importante che poi l'amministrazione, oltre la logistica e una pacca sulla spalla, dia anche un contributo concreto, per cui quest'anno si sono volute destinare delle risorse. E eventi sono tanti, se devo citare quelli che possono essere più caratteristici, sicuramente c'è i due concerti di Suoni Controvento a Carsule, e Ludovico Einaudi il 31 luglio della Contronnice di Carsule, un evento di assoluta qualità, così come l'inaugurazione dell'anfiteatro, perché poi quell'evento di inaugurazione dell'anfiteatro è importantissimo, il 28 agosto sempre a Carsule con Angelo Branduardi. E il 21 luglio ci sarà Cristiana Pecoraro con l'Arnia Festival, porta per la prima volta una data a Terni e viene fatto un grosso concerto classico a Piazza Tacito, anche quello sarà un grosso evento ed è la prima volta che Cristiana Pecoraro porta qualcosa a Terni, quello ci si terrà molto perché è un'eccellenza ternana, poco consultata dalla nostra città. Il calendario all'anfiteatro sarà molto molto pieno, poi tutta una serie di eventi, il Carsule Teatro che anche quest'anno sarà importante, Visione in Musica che è in corso proprio in questi giorni, che come potete vedere a partire da noi ieri sera ha fatto un cartellone di assoluto livello, poi sono tanti, c'è Opera in Canto, il Piedi Luco Festival, Luce della Ribalta, tutta una serie di cose che abbiamo cercato di mettere un po' in organico, in sinergia, in modo che si intersecassero tra loro, insomma, per fornire un cartellone che nel corso del tempo fosse variegato e non sicuramente non sovrapposto.